Ciao ragazzi, e oggi porto un video di la differenza tra la mira lineare e esponenziale. Vi farò vedere quali sono i vantaggi e gli svantaggi di ognuna e vi farò vedere anche quale è migliore per me e anche c'è una risoluzione di tutto questo per sapere cosa scegliere. Allora, prima andiamo con l'impostazione, dobbiamo venire qua in opzione controller e attivare questo. Usa le opzioni avanzate. Adesso che l'ho attivato ci sono tutte queste possibilità e la prima cosa che deve venire è qua. Guarda la curva di comando. Vi spiegherò perché questo si chiama così curva di comando. Allora, prima proviamo la lineare. Allora, la lineare. Come funziona la mira assistita della lineare? La prima cosa. Allora, la mira assistita è basicamente stai mirando e quando arrivi vicino da un opponente con la mira, la velocità diminuisce. Allora, guarda, vengo in una velocità, quando arrivo vicino dal bot la velocità diminuisce. Semplicemente questo, guarda, qua è normale, quando arrivo vicino dal bot diminuisce. Va bene? L'esponenziale. Nell'esponenziale funziona come la stessa cosa, come nella lineare. L'aim assist è lo stesso. Quando arrivo vicino del bot, più lento, è la stessa cosa. Ma allora, qual è la differenza? Allora, la differenza è altra. La differenza è proprio la curva di velocità. Com'è così la curva di velocità? È basicamente questo. Con l'esponenziale, quando tu cominci a relare nell'analogico, la velocità della sensibilità è lenta e dopo comincia a essere più veloce. Guarda, comincio lento fino a più veloce. Allora, cioè, è come una curva, cominci lento e dopo ogni volta che premi più l'analogico diventa ogni volta più veloce. Con la lineare le cose sono un po' diverse, non importa se hai appena cominciato a premere l'analogico o se lo stai premendo al massimo, la velocità è sempre costante, non c'è una curva di aumento di velocità, la velocità è sempre la stessa e questa è la principale differenza. Con la lineare da lontano abbiamo un problema. Come la velocità è sempre costante, farai più fatica a mirare e avrai più difficoltà per colpire il tuo avversario. Con l'esponenziale da lontano è tutto più facile. Come la velocità della mira comincia più bassa, riesci a mirare con più controllo e perciò avrai più facilità per colpire un opponente. Con la costruzione è diverso. Quando tu cominci a buildare, per esempio, quando usi la lineare hai più controllo di tutto. Perché? Perché sei sempre nella stessa velocità. E se sei sempre nella stessa velocità è più facile di controllare tutto. Mentre quando usi l'esponenziale è più difficile perché come la velocità cambia, tu puoi perdere il controllo e fare qualcosa di sbagliato nel mezzo del fight. Io oggi preferisco usare la lineare perché mi trovo meglio per fare gli edit e per buildare. Ma il principale di tutto questo è l'allenamento, perché se ti alleni bene con la lineare, riesci a fare danno anche da lontano. E se ti alleni bene con l'esponenziale, riesci a costruire e fare gli edit bene dello stesso modo. L'importante è l'allenamento. E ragazzi, questo era tutto che volevo dirvi, e allora ciao e al prossimo video!